Chiudi gli occhi e immagina le vibrazioni, l'energia, la passione. Cosa succede quando ti siedi davanti a lei? La batteria è uno sfogo, un modo per liberare lo stress dopo magari una lunga giornata di lavoro, per dimenticare tutto e lasciare che la musica prenda il sopravvento. La batteria è un percorso di miglioramento personale. Ogni battuta, ogni ritmo è un passo avanti. È la sfida quotidiana di perfezionare il proprio talento, una nota alla volta. L'ispirazione è la chiave, trovare la forza e crescere. Crescere come batteristi e crescere come musicisti. Quello che voglio fare oggi sarà andare a imparare il groove di un brano famosissimo di Vasco, che è Gli Angeli, e come maestro avremo un grande maestro e batterista italiano che tutti conoscerete, Phil Mair. Come vado a impararlo? Lo faccio utilizzando Vibely, che tra l'altro è in sconto speciale solo per gli iscritti a Gastube Drums, sconto del 50%, link in descrizione, lo sconto dura solamente una settimana. Perché utilizzo Vibely? Perché in realtà io studio su Vibely ormai da anni, è diventata proprio una routine quella di studiare su Vibely, perché è molto comodo, cioè scelgo l'argomento che voglio imparare, che possono essere le canzoni, la coordinazione, l'indipendenza, il timing, quindi scelgo il mio obiettivo, scelgo l'insegnante con cui imparare per arrivare al mio obiettivo. Di insegnanti su Vibely ce ne sono tantissimi, tra cui appunto Phil Mair, che vedremo oggi, Paolo Valli, Federico Paolovic, Jacopo Volpe, Max Furian, Stefano Bagnoli, potrei andare avanti un bel po' a elencarvi i nomi che ci sono su Vibely. E di base la cosa è proprio il fatto di dire: ok, ho un obiettivo in testa, mi faccio accompagnare e puntata per puntata, lezione per lezione, arrivo al mio obiettivo. Vi dicevo, è diventata per me una routine, perché ormai mi guardo una puntata, poi è un po' come Netflix, nel senso mi guardo una puntata al giorno, mi guardo una puntata ogni due giorni, ma tante volte poi il fatto di guardare una puntata mi fa dire: cacchio, vorrei ancora andare a quella dopo, allora mi guardo anche quella dopo, poi ancora quella dopo, appunto, un po' come Netflix. Ma il fatto di andare puntata per puntata, lezione per lezione avanti, mi permette di scoprire cose sempre nuove e quindi migliorarmi alla batteria. Vi ricordo che su Vibely ogni video, ogni lezione ha sempre il suo PDF con tutte le trascrizioni, quindi ce lo mettiamo vicino al video, così possiamo seguire video e partitura insieme. Siamo pronti? Vai Phil! Ciao a tutti, in questa puntata Ciao. Vi parlo di un groove difficile da suonare, perché è un groove lento con un portamento a sedicesimi, parliamo okay. di 58 quindi si parla di BPM, ballad. Però in un contesto rock, perché il groove che vado ad eseguire è ispirato agli Angeli di Vasco Rossi, dove c'è il grande con l'aiuto alla batteria. Eccolo qua. E quindi da un lato c'è un BPM lento, dall'altro c'è la necessità di sostenere il flusso ritmico attraverso degli abbellimenti in sedicesimi, in trentaduesimi, e è un modo puntato, nervoso di stare sul tempo. Ora vi faccio sentire il groove innanzitutto. Ok, quindi adesso ascoltiamo la canzone. Lui ci ha dato un attimino un'idea di quello che si andrà ad ascoltare, di quello che ci andrà a spiegare. Quindi, brano molto lento, 58 bpm, una ballatona molto lenta, ma da suonare molto rock, perché l'artista è Vasco, quindi bisogna comunque menare. Vediamo Phil che suona il brano. Quindi partito tranquillo, col side stick. Mamma mia che bello il Charleston. Ok, qui level up di dinamica, quindi rullante pieno con rimshot. Ci sono questi abbellimenti sul Charleston che sono fighissimi. Ok, quindi come avete potuto vedere è suonato divinamente. A me poi Phil piace tantissimo, soprattutto sulla questione groove lenti, veramente pazzesco. E quindi adesso andiamo a vedere cosa ci dice, per prima cosa, per
poter suonare al meglio questo groove. Prima con dinamica piano, poi con dinamica forte. Vai pure, Phil. Innanzitutto avete sentito che c'è l'esigenza di essere piuttosto precisi, perché stiamo suonando sopra un loop che scandisce i sedicesimi con una specie di shaker e poi che ha il 2 e il 4 marcati da una batteria elettronica. Quindi quelli sono degli appuntamenti su cui noi dobbiamo cadere puntuali. Questo ci costringe a non interpretare eccessivamente il tempo, ma a cercare di essere belli precisi, perché la macchina comunque, il loop, il groove, ha sempre ragione in termini di precisione. Sì. Quindi poi noi possiamo magari interpretare e dare la nostra impronta agli abbellimenti, però per quanto riguarda soprattutto gli appuntamenti di cassa e rullante dobbiamo cercare di essere il più possibile precisi per non flemmare con il loop. Ok, rock quindi richiede... prima cosa ci dice, ragazzi, siamo batteristi, quindi la prima cosa importante è tenere il tempo nel modo giusto, senza sviare troppo. Questa è una cosa importantissima, si vede veramente quando i professionisti suonano dei brani, perché riescono a fare magari degli abbellimenti, ma rimanere sempre fissi con la testa sul groove. Quindi qui il groove principale è Charleston in sedicesimi, rullante su 2-4 e cassa che fa pum, pum, pum. Quindi con 2 sedicesimi. Questo è il groove principale che dobbiamo seguire bene per stare appunto sopra la base elettronica di batteria shaker che diceva che c'è nel pezzo. Del fatto di essere particolarmente incisivi sia con la cassa che con il rullante, tant'è che quando bello forte. Nella seconda metà mollo il sidestick e dentro con il rullante, a quel punto cerco di suonarlo in maniera vigorosa e possente. Però il motore di tutto è il Charleston. Okay. Il brano dovrebbe stare in piedi unicamente suonando il Charleston. Ok, questa è una cosa difficilissima. Four. Quindi di base la cosa da fare sarebbe quella di provare a suonare anche il brano, che comunque su Vibe, oltre alla trascrizione, c'è la base scaricabile, solo col Charleston, che è difficilissimo. Infatti un buon esercizio che consiglio okay. È quello di suonare anche sulla canzone originale unicamente con il Charleston. Okay, questo che la cosa che ci costringe a non concentrarci troppo su il backbeat di rullante, ma di focalizzarci sul portamento, sul groove. Okay. Come sentite, io il Charleston lo aggredisco. Se lo suonassi in maniera più molla, pur suonando vigorosamente cassa e rullante, avrei un effetto emotivo diverso. Vi faccio sentire. Ok, effettivamente sì. Tante volte ballad si pensa tutto piano, invece non è così. Non è così. È tutto più moscio, è tutto più morbido, piuttosto che quando aggredisco il Charleston. Mamma mia, cambia totalmente. Le note sono le stesse, ma cambia totalmente. Mamma mia, che groove. Che groove. Parliamo adesso degli abbellimenti. Ok, eccoli qua. Gli abbellimenti riguardano soprattutto il Charleston. Il portamento è sedicesimi, gli abbellimenti che posso fare sono degli insert, degli inserimenti di 32esimi, quindi raddoppiando il flusso di note, okay, che non sono velocissime, delle aperture, in questo caso. Aperture che il più delle volte cadono sul battere. No? Siamo abituati magari a suonare i ritmi aprendo il Charleston in una determinata posizione, un determinato momento, ma lo facciamo il più delle volte un po' per riflesso incondizionato, per abitudine. Invece dobbiamo abituarci che le aperture del Charleston sono dei suoni molto precisi. Un'apertura di Charleston vale quanto un colpo di tommo, di timpano, di piatto. Ok, questo è molto importante. Quindi non dobbiamo buttarle lì in maniera casuale, queste aperture di Charleston, ma dobbiamo cercare di controllare sia il momento in cui apriamo sia il momento in cui chiudiamo. Ok, questa è una roba fondamentale
perché è una roba che tante volte dico anch'io o nei video ai miei allievi, che più o meno direi che è la stessa cosa, di sentirsi potenti quando si suona una certa nota, qualsiasi sia la potenza di quella nota. Quindi non devo sentirmi potente solo se faccio questo, ma in qualsiasi caso, anche se faccio in cui ho fatto una cosa a caso, ma parto piano e poi vado più forte, ma anche quelle ghost devono essere pensate e io mi devo sentire potente, mi devo sentire figo, tra virgolette, ma nel senso che sto dando tutto quello che posso su quei colpi. Stessa cosa per le aperture di Charleston. Non sono a caso, ma sono pensate. Quindi, importante pensare bene alle note che si fanno per avere il giusto groove, per avere il giusto tiro e per rimanere bene a tempo. Pongo tre alternative di abbellimenti su cui studiare. Okay. Ecco il primo. 3, 4. Ok. Ok, stoppo un attimo per provarlo. Voi, volendo, potete farlo anche tranquillamente stoppando questo video. Poi su Vibly si può fare tranquillamente, stoppare, ritornare indietro, riguardare l'esercizio. Ma stoppo un attimo per provare a farlo anch'io. Una cosa che ho visto che fa Phil, che sembra interessante, è quella, quando suono il Charleston aperto, di non mollare la mano destra, cioè non è... ma la mano destra continua. Era così, vediamo un attimo. Cui studiare. Ecco il primo. No, chiude sull'ottavo. Ok. Ok, quindi questo è uno degli esercizi che fa vedere Phil. Adesso non voglio dilungare troppo il tutto, ne fa vedere altri due in realtà. Questo è quello in cui chiude il Charleston subito, in sedicesimi. Psst. Adesso invece e infine l'ultimo, andiamo a sentirlo. Bellissimo questo. Belli, questo voglio provare a farlo. Bellissimo. È piccola, noi magari stiamo suonando sulla destra. E poi, infine, ci fa capire il suono. Backbeat di rullante deve spiccare, quindi è consigliato una cordatura medio-alta, è consigliato, quindi ci spiega tutta la cordatura, un approccio della batteria, piuttosto aggressivo rispetto al backbeat. Questo non significa forzare l'accento di rullante, ma significa sfruttare con l'adeguata tecnica tutto il rimbalzo e la leva naturale che la nostra anatomia ci fornisce. Okay, quindi, nel momento in cui riusciamo a colpire pienamente il rullante, Müller Technique, quella dell'apertura del gomito. Tra l'altro su Vibe c'è un corso apposito sulla Müller Technique. Successivamente poi, appunto, lui parla dei piatti, parla dei vari suoni di piatti che bisogna avere e in generale del suono. Quindi la figata di queste lezioni, di queste puntate di Phil dedicate ai brani, è che sono divise
principalmente in tre parti, nel senso, prima parte in cui vi suono il brano e vi spiego un po' come funziona, cosa bisogna fare attenzione, seconda parte in cui vi do alcuni esercizietti, come in questo caso gli esercizi sul Charleston per gli abbellimenti, senza esagerare, ma andando a fare le cose giuste che rispettino la musica, rispettino il brano, quindi per, come al solito, per andare a suonare la batteria, non per la batteria, ma per la musica. E infine si parla del suono che ci va per poter suonare bene un brano come questo. Ovviamente nelle altre lezioni poi si avranno dei suoni completamente differenti. Quindi, come avete visto, questo è il metodo che più mi piace per poter migliorare, per poter imparare qualcosa di nuovo, per potermi, ripeto, farmi ispirare dai grandi artisti come ad esempio Phil Mary in questo caso, ma poi ce ne sono tantissimi, Max Furian, Stefano Bagnoli per quanto riguarda il jazz, Federico Pavlovich che abbiamo visto prima per quanto riguarda Phil, Groove, tutta la questione del doppio pedale, Daniel Fasano, sono in tutto 45 al momento, 46 direi al momento, gli insegnanti su Vibely, quindi ognuno può andare a decidere l'argomento, l'insegnante, il livello di difficoltà in base ovviamente al proprio di livello e in questo modo trovare i corsi adatti con l'insegnante che più ci piace. Quindi con questo vi ricordo che Vibely è in sconto al 50% solamente per voi di Gastrip Drums, il link è in descrizione, lo sconto dura solamente per 7 giorni. Quindi, se avete qualsiasi tipologia di domanda, scrivetemi pure nei commenti e basta. Con questo fatemi sapere cosa ne pensate anche di questa lezione di Phil e noi ci vediamo al prossimo video.